Vedi giallo? Ben ritrovati amici sportivi, immagini che vi giungono dal Pala Voetila di Martina Franca per l'undicesimo turno di campionato di Serie A tra la Bloxem Cisternino e la Luparense. 2-1 al termine della prima frazione di gara il punteggio a favore dei campioni d'Italia della Luparense, in gol Taborda e Ramon. Per la squadra di San Martino di Lupari, in gol invece per il Cisternino su rigore Franklin Cavalcante. Accanto a me ho la laterale dello Stone 5 Fasano, Tonia Di Turi. Tonia, è stato un primo tempo veramente bello e avvincente. Sì, una partita a ritmi altissimi, un bel calcio a 5, speriamo che si ripetano anche nel secondo tempo. Squadre già posizionate per il calcio d'inizio di questo secondo tempo. La Luparense gira con Miarelli tra i pali, poi Ramon, Taborda, Rafinha e Onorio. Risponderà il Cisternino con De Simone tra i pali, poi Bruno, Franklin Cavalcante, Fabinho e Osicco. Si comincia con il possesso della squadra in vantaggio, ovvero della Luparense, con Umberto Onorio per Taborda. Subito i big in campo per la Luparense. Onorio, il pallone per Taborda, metà strada tra un cross e un tiro, palla fuori, rimessa dal fondo per la Bloxem Cisternino, che ha disputato, come abbiamo detto, un bellissimo primo tempo. Ha bussato più e più volte alla porta difesa da Miarelli, è stato più volte prodigioso Miarelli, ma il Cisternino comunque sembra essere nettamente in partita. Adesso Osico tra i migliori, insieme assolutamente a De Simone e soprattutto a Franklin Cavalcante nella prima frazione di gioco. Fabinho, pallone su banda destra per Osico. Osico
destro alto di Osico. Primi applausi anche nel secondo tempo per una Bloxham Cisterino che è uscita quasi in standing ovation dal parquet dopo la prima frazione. La Luparense anche ovviamente sta facendo vedere ottime trame offensive con proprio Onorio che in questo caso va via Fabinho. Onorio contro Fabinho, poi Bruno, esce il Cisterino con il numero 11 Fabinho, interviene Rafinha, palla fuori e allora ancora possesso per il Cisterino. Dicevamo ottima anche la Luparense quest'oggi, sta facendo vedere di che pasta è fatta la squadra al momento quarta in classifica, ma che è stata ovviamente prima per quasi tutto il girone di andata insieme alla Came d'Osson. Onorio, il pallone deviato dal numero 9 della formazione di David Marin, rimessa laterale allora per la Bloxham Cisterino. David Marin che ha allenato in Kuwait, ha allenato la Dinamo Mosca, ha allenato anche il gruppo Fassina Luparense e adesso ovviamente è l'anima anche lui di questa